Ciao a tutti, oggi vi faccio un haul su Tiger. Ho avuto la bella idea di andare la domenica scorsa, la domenica prima del Natale, al Tiger di Venezia. Non so, non dico che non ci vado più perché c'era l'inferno, pieno di gente, una calca, c'erano gli scaffali vuoti. Ogni volta che vado là non riesco a mai trovare quello che voglio. Io speravo di riuscire a trovare qualcosa con carne, selezionare bene dei regali. Tutti schiacciati, non c'era neanche posto per tenersi il cestino. E non so, avrò fatto 3-4 giri del negozio con la mano alzata per prendere ogni volta quello che mi serviva e per non farmelo spaccare, cosa volevo dire, non farmelo scappare. E niente, mi sembra di essere sulla giostra delle catenelle, insomma, che gira, gira, gira finché non hai preso tutto e stai lì con la mano in alto ogni volta da una parte a prendere. Insomma, una delusione. E anche, non so, c'è sti tiger, vabbè, vengono messi tutti alla stazione, ma mettetene uno anche fuori che si possa essere magari un po' più grande. Cioè, quello di Venezia, cioè, tutto il mondo arriva alla stazione di Venezia, qualcuno all'aeroporto, messo lì dentro. Cioè, comunque, vabbè. A parte le lamentele, anche questa volta non sono riuscita a trovare quello che volevo. Cercavo i washi tape fini, manco uno. Cercavo quelli con gli inserti dorati interni, non ce n'erano. Sono riuscita comunque a fare qualche regalino adesso così a random. Esco e faccio vedere quello che ho trovato. Allora, ho preso questa bustina qua per la piscina, perché vado in piscina, la mia ormai, quella per le ciabatte, per la cuffia, ma neanche più per le ciabatte, quella proprio per la doccia, per il bagno schiuma, ormai è andata, e ho preso questa qua. Sembra impermeabile, dico sembra, perché mi sembra anche un po' morbida, non vorrei che avesse un tessuto, qualcosa dentro, che poi magari mi rimane bagnata per 2 mesi, non so, proverò e dopo vediamo. Mi piaceva comunque che era qualcosa di alternativo alle borsette da piscina. Poi per mia nipote che è festaiola, che fa pigiama party, che le piace avere la tavola colorata con tutti gli accessori, ho preso i tovaglioli di carta, questi qua buffissimi, molto belli, mi piacciono. Adesso ne ho presi 3 pacchi, ho preso queste. E poi ho preso queste con le finestre, col tema appartamento a casa. Queste. Poi ho preso un po' di bicchieroni. I classici col tema Baffi, questi sempre da fare la tavola di festa, e questo qua. Mi sono dimenticata di prendere le cannucce che ci stavano bene, ma ripeto, il casino, la calca, spintoni, c'era una roba indescrivibile. Poi ho preso 2 cartoline. Ecco, di Natalizio non c'era più niente al Tiger di Venezia. Non so, stavano già allestendo per le cose di carnevale che sarà a febbraio. E volevo 2 biglietti di auguri e tema natalizio, ripeto, non c'era più niente, per cui per non andare fuori senza ho preso questi che sono molto carini, molto belli. Poi di cartoleria non ho trovato un granché, cioè washi tape non ne ho trovato neanche uno, prima volta in vita mia che esco senza. Ho trovato questi, ma giusto perché qualcuno li aveva lasciati in disparte prima di arrivare alla cassa, si vede che non li voleva più e io me ne sono appropriata. È l'unica cosa di cancelleria di cartoleria che ho trovato, perché volevo anche i pennarelli, quelli con la doppia punta, zero, non c'era niente. Poi ho preso campanello per la bicicletta, il mio non funziona più. Io in città mi muovo sempre con la bicicletta, se non avviso che sto arrivando la gente attraversa la strada senza guardare, li prendo sotto, dopo è anche colpa mia perché si lamentano che devo suonare, per cui l'avrei voluto rosa ma non c'era, l'ho trovato solo nero e ho detto è fatto, fa un bel casino, si sente, è sicuramente utile per avvisare. Dopo cosa ho preso? Ho preso questi altri fermagli, questi altri clip. Speravo di trovarli tutti dorati perché metallizzati così azzurri e rosa, francamente non mi piacciono, però vabbè, lascio in disparte con gli altri, li regalerò e io mi tengo quelli dorati, questi vanno sempre bene. E dopo, chiaramente, come ultima cosa, questo è sempre come regalo di mia nipote, per entrare alla festa ci vuole il ticket. Per cui c'è questo rotolino qua di ticket che uno strappa, che sono simpaticissimi.
e gli piaceva, insomma, oltre a un biglietto normale di invito, vuol fare questo ticket per entrare alla festa. Speravo di trovare anche il bicchierone quello grande per i popcorn, che mi pare fosse sul rosa. Cioè, volevo fare qualcos'altro, sinceramente, come regali per addobbare le tavole per le feste, ma ripeto, niente, io ho capito una cosa, quando vado a tagliare quello che trovo una volta, prendo, perché poi o non trovo più, non c'è, non si forniscono. E, insomma, questi sono i miei regali. Poco ho preso, speravo veramente di poter spendere, di fare un bel haul gigante. Mi ero detta compro alla follia, invece niente, scaffali vuoti. Poi sono ritornata verso le 6:15, 6:30 di pomeriggio. C'era un po' più di calma, in effetti, che si poteva controllare e scegliere, però... Cioè, sta povera commessa continuava a girare, allestiva gli scaffali, e una volta che aveva finito doveva ricominciare perché si svuotava tutto nel giro di 5 minuti, 10. Cioè, non ho mai visto una cosa del genere. Volevo evitare il Tiger per il carnevale, ma mi annoterò di eliminarlo anche per il Natale, se non ci devo andare 2 mesi prima, insomma, perché, ripeto, cioè, è impossibile guardare, tutti che spingevano, bisogna stare solo attenti ai portafogli e alle borse, perché là fanno festa i ladri. Comunque, bando alle chiacchiere, io con questo video ho chiuso, vi auguro a tutti e a tutti e a tutti un sereno e felice Natale, e al prossimo video. Oggi vedo che è andata meglio quanto a luce e tutto a disposizione, sto imparando. Un abbraccio e un saluto a tutti quanti, al prossimo anno, ciao!